tra poco. Che cazzo? No, vabbè, ragazzi, è una farfalla. Lei scappa per una farfalla. E ha urlato. Ho ripreso. Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale o benvenuti se non ci siete mai stati e benvenuti in un nuovo video. Oggi dove andremo? Un posto molto bello. Però lo scoprirete sicuramente lo scoprirete dopo, ma ci reghiamo lì per la nostra prima collaborazione. Chi ci segue su Instagram già lo saprà, se non lo fate andateci, ci chiamiamo Sisters in Travel, ma vi lasciamo il nome qui sotto e non perdete questa giornata. Faccia. Il che ci porta la meta ignota. Oddio che calore. Ci siamo ragazzi, siamo arrivati alla meta, alla nostra meta che adesso scoprirete piano piano, ancora lasciamo la fine, teniamo il suspense qualche secondino, tipo 30 secondi, nel frattempo parliamo di qualcos'altro, nel frattempo che arriviamo all'entrata del posto, andateci a seguire su Instagram, ve lo ribadiamo, vi lasciamo qui il nome e andate a seguirci, così vedrete tutte le nostre avventure anche lì, anche perché lì siamo molto più attive, postiamo quasi tutti i giorni storie, 3 volte a settimana mettiamo dei post, quindi andate a seguirci e lasciate un like al video, iscrivetevi al canale così non perderete le nostre prossime avventure, perché ragazzi il viaggio estivo sta per arrivare, manca circa 1 mesetto e mezzo, quindi poi scoprirete dove andremo e scoprirete tanti altri posti belli e interessanti. E quindi andate a seguirci sia su Instagram che qui sul canale, mi raccomando. Comunque manca poco, manca poco, però andiamo piano perché andiamo piano, fa caldissimo ragazzi, 10 giugno già fa caldissimo, non voglio immaginare agosto. 10 giugno già sentivo caldo, che già da prima perché sono abbastanza caldo. Dici giriamo? No, ancora no. Un po' che non arriviamo lì, manca pochissimo. Noi intanto stiamo passando sulle aiuole. Sì, non so perché, ma con rischio che c'è qualche vespa, tanto per non farci mancare nulla. Tranquillo, ho portato tutto. Allora ragazzi, 5, 4, 3, 2, 1 e giriamo. E siamo a Cinecittà World. Ora faremo un tour, cioè nella nostra giornata faremo un tour completo, vi faremo vedere tutte le novità del 2023, se ci sono non lo so, e vi portiamo alla scoperta di questo parco dove io non sono mai stata. Io sono stata ragazzi, e varie volte. Vedremo com'è, alla fine daremo un giudizio finale come nostro solito. Ci vediamo dopo, mi raccomando mettete like. Allora, questa è l'entrata ragazzi, guardate che bella, mi piace davvero tanto l'entrata. E di lato ci sono la biglietteria. Ci vediamo tra poco. No vabbè ragazzi, è una farfalla, lei scappa per una farfalla e ha urlato. Ho ripreso. No vabbè ragazzi, lei pensava che era un'ape, scappata per una farfalla, povera indifesa. E ha urlato. Lei ha la fobia delle vespe e io dei ragni, quindi c'è il crepacuore. Non stavo per scoppare, invece hai urlato, ho lasciato accesa, eh. Quindi ti ho ripreso a Cinecittà World come la figuraccia che abbiamo appena fatto, che quello rideva. E vabbè, come sempre d'altronde. Vedi la tua faccia sconvolta dalla farfalla? No ragazzi, dovete guardare! No vabbè! No vabbè! No!
lì. No, ma Bettino! Per i bimbi, ma ci hanno anche i grandi. Wow, velocità luce per morire meglio. Però ammetto che ci vedrai Federica benissimo sopra. Federica, lo farai vero? Lo farai vero? No, non quelle, quella. Non me lo ricordo nemmeno io la montagna russa qui come si chiama. Ci sono venuta almeno 2 anni fa, credo. Ah, ok, fai quella, sì? Sì, certo, già sto là sopra. Ma me la dovrei mettere in fila. Vai, vai, che non c'è nessuno, Fe, perché non la fa nessuno. Ragazzi, considerate che questa è la montagna russa. Non mi ricordo se è con più inversioni d'Italia o d'Europa. Considerate, abbiamo letto che fa fino a 10 inversioni. Sì, perché ha una scarica di adrenalina bella potente, questa è consigliata, di certo non è per me. Ecco, sento le urla, mamma mia, aiuto! Qualcuno la sta facendo, infatti. Adesso vi faremo vedere se riescono in impresa. Ci stanno tante curve. Eccola, guardate come gira. Gira la testa, gira la testa. Ora ve la farò vedere da vicino, eh. Ora arriva. Eccola qui che gira sotto sopra, sotto sopra. Per vomitare meglio. Però comunque ci vedo Federica benissimo su questa attrazione. Federica è la prima a salire, ha detto. Sta per partire, eccola, la gente che urla. Adesso il pezzo più bello è quello a spirale che gira, girerà. Eccola, inizia. Mamma mia, penso che mi sento male per loro. È proprio una cosa quasi intravedi, ma noi ci sposteremo perché arriverà proprio dritta da noi. Le giostrine per i bimbi molto carine, eh? Cioè, simpatiche. Cioè, se volete portare i bambini, bici volanti. E sono molto carine perché i bimbi si divertono. E andiamo dall'altro lato per farvi vedere che cosa c'è.
E cosa dicevi? Dove entriamo? Qua che c'era lo spettacolo del Far West. C'è il Far West, ragazzi, guardate che carino, vi portiamo il Far West. Ecco qua. Ok ragazzi, guardate che carine le casette. Proprio c'è lo spettacolo. Quindi vedremo anche lo spettacolo. Ci sono la ricerca dell'oro, ragazzi. Dove direbbero? Raccogli le pepite. Qui si raccolgono le pepite. Ma più che altro che pepite vedo un po' di sassi. Poi c'è anche il rodeo, ragazzi. Assassin's Creed, non so che cosa sia. Dopo entreremo, vi faremo vedere se è aperto l'attrazione. Una ghigliottina. Quasi quasi una bella foto qua la farei. Poi c'è anche un rodeo di qua, guardate che carino. E sì, direi molto carino anche questo, che è l'horror. Ragazzi, qui siamo nel ristorante Saloon. Se volete mangiare fra i tanti parchi che ci sono, fra i tanti ristoranti che ci sono in questo parco, questo è quello a tema Far West. Qui avete il menu con i vari prezzi. E adesso ovviamente è vuoto perché è ancora presto, ma se volete aprirà fare tra a breve, se diciamo, volete fare un ottimo pasto in un ambiente Far West, questo è il posto ideale. Oggi sia voi che voi vedrete la storia e le gesta dell'unico e vero sceriffo Jeff Milton. Noi siamo nel vecchio western dove regnano le feste, si sveglia col dito la città di El Perón. Benvenuti nel laboratorio di effetti speciali di Cinecittà Guerra. Eccomi qui. Benvenuti. Io sono a capo del progetto Volatile. Ragazzi, stiamo entrando a fare Volarium. Dopo vi aggiorneremo. Dentro un sentiero dove ci porta alle giostre, anche un'altra, guardate che bello, sembra di essere in Cina, in Giappone, non lo so, è stupendo. Ma per cortesia, via, scatta
condizione come abbiamo trovato. Veloci, dai, sorridenti, saluto. Ha! Grazie, grazie, buongiorno reclute. Un momento sacro, il momento che tutti stavamo aspettando. Il momento è l'alza bandiera. No, la bandiera, quella. Ma che fate? Scusate. La vedo un po' difficile. Come pare questo di? Guarda. Quello sono io. Madonna, da solo in effetti. Guardate, oddio, un triceratopo. Sì, sono tipo come il coniglio mio. Più grosso duro. Oh wow. Sono io che mangio. Carino. Ah, quelli sono i piccoli. Che carini. C'è il triceratopo, guarda che bello. T-Rex. Guarda, c'è un T-Rex proprio qui. Questo che è un bello di là. Ah no, è un coso. Quello là era. Un po' di scienza naturale che è tipo enorme. Cioè metti tipo mezzo di là. Wow, il T-Rex è così. C'è veramente il T-Rex di là, grandezza naturale. C'è altri tipo di T-Rex. Adesso attrazione, vediamo leggermente che dove andiamo incontro. Morte certa. Andiamo anche in questo, vai Federica, cammina. Ragazzi, stiamo per fare la, come si chiamava? La Jurassic? Oddio. Va bene, qualcosa del genere, comunque parla di dinosauri, ragazzi. Oggi vi voglio raccontare come, grazie al lavoro instancabile di ricercatori e scienziati provenienti da tutto il mondo, è stato possibile realizzare un'impresa finora ritenuta impossibile. Ovvero sia, riportare in vita dopo 65 milioni di anni le più grandi creature mai esistite sulla faccia della Terra, i dinosauri. Prendete posto, rilassatevi. E così si viaggia. E reggetevi ai malattie. Ragazzi, non si vedrà niente, però è bellissimo. Siamo tornati da un periodo. Io stavo dicendo crostaceo! Però vabbè. Vabbè, giurassico. Giurassico, crostaceo. Che ne pensi, Emanuela? Che ne pensi? Penso che è figo, Dani il ragno. Che figo! Spider-Man!
squadra. Ragazzi, ci siamo uscita da Punta di Egitto. Wow! Volevi andare a vedere? Ecco, guarda che belle! Volevi vederle tanto? Ti ho portato te! Questo è un licantropo! Wow! Fatto da Dio! Cioè i minimi dettagli, ragazzi, sono perfetti! Anche la mummia col... No vabbè ragazzi, come imbalsamava una volta, aiuto! Pausa pranzo. Ci stiamo sentendo male. Io dal caldo. Ci metto tra 5 ore. Tra 3 ore mi metterò sotto al sole perché è sempre. Quando chiude. Lì non fa cosa hai fatto. E ora la sera si è seduta qui a mezzo all'ombra. Ma non ha notato che, forse non lo so se si vedono nel video, sui piedi, ma è pieno di formiche. E praticamente lei si è seduta su... Ciordi di T. Si è seduta sulle formiche. Adesso si è girata tutte sulle mamma mia. Che questa è l'intelligenza. Ma non ho visto, è il primo pezzo d'ombra che ho trovato. Voglio vedere le signore, che fanno i balli di gruppo. Abbiate il coraggio di farli, su. Guardate che sexy. Vai, mettere la schiena. Mettere la schiena. Mettere la crema. Vai perché non ce l'hai, fammi vedere. Mettere la crema. Mettere la... Raga, gli devo mettere la schiena perché non ce l'hai. Senti, scusa. Ma c'è papà, meglio la... Ma c'è papà, meglio la... Ti vedo perplessa. Sì, non so se lascia i ciabatti là. Fretta però! Basta!
sottomero. Ci voleva, raga. Provatevi. Come morire congelati dopo il bagno. Oddio raga, non è che si ghiaccia. Ma che carino! Mamma, ho perso l'aereo. No raga, vabbè, bellissimo, considerate che fa freddo! Qua dentro si ghiaccia la polmonite assicurata, ragazzi. Se volete l'acqua, manco il frigorifero è così fredda. Se è uscito l'acqua, si sta bene la polmonite. Senti tipo freddo, cappa, c'è il grillo. Pure io, no, se ne... Cioè, raga, se volete venire un po' al fresco, potete venire qui dentro, ragazzi, se si congela. No, ragazzi, allora, se volete fare il regno di ghiaccio, venite come prima tappa, perché se vi bagnate in piscina, leggerate. Ma noi... Bello sole, caldo. Bello sole. Bello solino caldo. Ah. Mamma mia. Salve signori, benvenuti, che bello. Sarà Aurora. Immersi nella natura. Ma che bello, frega. Oddio, che cosa fa lì un fungo gigante. Guarda, dietro. Che carino, lo voglio a casa. Ma è un sentiero, dei barbari. Giusto, dei barbari. È il segno mio dietro. Ah, sì. Eccolo. Prima posizione dell'arciere è questa qui. Dietro di me, come mi metto io? Così. Perfetto. Poi dammi il bacio così. Questo è l'arco. E lo poggi per terra. Con questa mano fai così. Unisci pollice e mignolo così. Queste tre dita, fai un gancetto e metti qua sotto. Qua. E apri questa mano di scatto. Vai. No, ti devo benissimo. Lei ci prova, ha detto. Se non uccide qualcuno. Mo te miro a te. No, no, grazie. Mira sulla capoccia della mira. E apri questa mano di scatto. Brava. Non pensavo. Sei scomodo. Prego, la nostra imperatrice sangiovese. Saluti, saluti, perché a testa bassa? Alzi la testa, su, che fa? Mi schifa i romani. Vada, saluti, saluti, saluti. Gladiatori, salutate il popolo. Pure, per Ferrari, per Raue, per salutate l'imperatrice. Alla Ferrari, voi tutti ne saluta. Thank you.
un bel applauso con il buco africano. I Corpus Corax, Corpi Imperiali. E il buco bengalese. Questo ingresso in arena, Maurizio e l'Aquila delle Steppe. Uno dei gufi più piccoli, la Siolo faccia piazza. Falso ingresso, signore e signori, alla mia destra l'Aquila testa bianca, un applauso. Come hai fatto? Dice magnatela. Ciao. È buona, dammene un'altra. E c'ho solo una. No, dai, urla e basta. Ragazzi, concludiamo. No, concludiamo. Continuiamo questo video dal telefono perché la GoPro è arrivata morta. È morta. La nostra giornata si sta per concludere. Sta quasi per arrivare a termine. Nel frattempo dietro continuano a fare le giostre che è. Alle 9 chiudono, quindi mancano 10 minuti. Adesso noi ci andiamo, ci facciamo una passeggiata, poi ci sediamo per una mezz'oretta, ci rilassiamo e aspettiamo la navetta. Sali. 10 minuti. Ragazzi, come ultima attrazione abbiamo rifatto il Jurassic World, come si chiama? Beh, non mi ricordo. Vabbè, comunque di quello là, ragazzi. Abbiamo rifatto quello lì. No, è troppo bella, io poi amo i dinosauri. Poi se se lo trovo uno davanti quanto lo dura? È impossibile perché sono belli che sì. Vabbè, ma tu immaginati, come lo poteva amare? Quando? No, dai, però sono sempre stata affascinata dal mondo che di poi dinosauri. Io mi sono imparata, ragazzi. Però se facevano una musica proprio quella storica del Jurassic Park, secondo me rendeva ancora meglio quella che della poi sono ancora più meglio di quello di Jurassic Arc. Io di Dino, ma è bellissimo. Io di Dino Crisis 1 e 2 l'ho giocati e rigiocati e rigiocati sulla vecchia presenza. Sulla vecchia PlayStation 1, ragazzi, quindi di che parliamo? Che storica. Storica proprio. Ora ci dirigiamo verso l'ingresso. Adesso ci andremo a prendere per concludere questa giornata un bel dolcino. Niente, ci vediamo dopo per i saluti. Allora ragazzi, concludiamo la giornata barra serata, quella è già iniziato, con questi due. Il mio si è smontato. Milkshake. E diciamo che questa giornata barra adesso serata si conclude qui. Mamma mia. E poi siamo un po' stanchi. Siamo si è cotta. E niente, allora vi salutiamo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, andate a seguirci su Instagram se ancora non l'avete fatto, vi lasciamo sempre qui il nome, lasciate un like al video e ci vediamo alla prossima. Like.